È crollato nella serata di lunedì 27 novembre intorno alle 19 in via Matteotti sulla provinciale 16 all'angolo con via della Querce a San Maurizio Canavese, una parte di tetto di una palazzina in ristrutturazione che è collassata su se stessa lasciando una parte ancora ancorata alla struttura pericolante. Sul posto sono immediatamente intervenuti i volontari del distaccamento dei vigili del fuoco di San Maurizio Canavese, i vigili del fuoco di Torino Centrale, l'autoradio, l'autoscala, i SAF, i carabinieri di Cirié, la polizia municipale di San Maurizio, oltre al sindaco. I vigili del fuoco stanno effettuando i dovuti controlli e la messa in sicurezza dello stabile. Non sono stati registrati, fortunatamente, feriti.